Torino, via Jacopo Durandi, proprio al fondo, quasi in via San Donato. Due blocchi di edifici ottocenteschi, cresciuti nel 1900 per opera di Pietro Fenoglio, ospitano un centro di formazione e produzione. La sera la zona si anima delle voci provenienti dagli avventori di un birrificio. Negli anni 40 del secolo scorso, invece, questi fabbricati erano sede di una conceria, vale a dire un posto dove si lavoravano le pelli. Grazie al proprietario, Sandro Fiorio, durante la Resistenza, l'azienda divenne uno dei centri più importanti dell'attività clandestina del Comitato di Liberazione Nazionale Regionale Piemontese, come luogo di riunione, ma non solo. Qui furono nascosti fondi mandati dagli alleati per finanziare la lotta partigiana e sempre da qui partiva la distribuzione del giornale clandestino La Riscossa Italiana, promosso, fra gli altri, da Luigi Capriolo e Alessandro Galante Garrone. La staffetta Lucia Boetto Testori, che accompagnava il sottosegretario alle terre occupate e Medici Tornaquinci, raccontava: in una Torino piena di posti di blocco, io lo anticipavo e seguivo in questi spostamenti, portando i documenti che gli servivano. Li avevo nascosti sotto i vestiti ed erano talmente tanti che sembravo incinta. Feci anche un viaggio dalle Langhe a Torino per prendere la bandiera, un vessillo enorme. Io me ne ero avvolta completamente e avevo indossato sopra i miei vestiti normali. Dopo l'arresto del generale Trabucchi, fu nascosta in conceria. Se voltate l'angolo e prendete per quella breve discesa, vedrete un fazzoletto di prato e lì, sulla parete, una lapide. Qui, fra dirigenti e operai cospiranti allo stesso ideale, batte il cuore dell'insurrezione piemontese e di qui gli uomini più generosi si avviarono alla lotta, al sacrificio, alla libertà.